Ma sono contento che c'è stata un'ottima reazione, siamo cresciuti rispetto alle partite precedenti, come è logico che sia, giocando chiaramente si migliora, si cerca di arrivare prima possibile alla condizione che eravamo prima della sosta, per cui no, oggi la squadra ha fatto bene, ha tenuto palla, è stata incisiva negli ultimi metri, già il primo tempo potevamo sbloccarla, però la squadra ha tenuto bene il campo, ha rischiato poco e ha creato tanto, quindi oggi sono contento del percorso che stiamo facendo e insomma dobbiamo continuare così. Sì, ci siamo avvicinati, insomma, rispetto a prima, chiaramente la squadra ha girato palla in maniera più veloce, si è mossa meglio senza palla, per cui c'è stata una crescita evidente contro un avversario che aveva fatto 7 punti nelle prime 3 partite dopo la ripartenza, per cui c'è da essere soddisfatti, così quando non siamo contenti, che non esprimiamo il massimo, oggi possiamo dire che deve essere un punto veramente di partenza forte, ecco perché oggi c'è stata vittoria con molta con convinzione, però ancora manca tanto, un bel po' per essere al top, ecco, cioè ancora dobbiamo migliorare e la base di partenza di stasera sarà fondamentale per ricreare di nuovo l'entusiasmo giusto e la consapevolezza delle nostre possibilità. Ma i ragazzi lavorando crescono, Zurkowski è una sorpresa per me perché quando è arrivato e quando sono arrivato anch'io, il ragazzo aveva problemi fisici, non si esprimeva bene, era in ritardo rispetto agli altri e non l'ho mai preso in considerazione. Dopo, quando ci siamo ritrovati, ho visto che c'era una crescita importante e a poco l'ho inserito e penso che anche oggi ha risposto veramente bene. Ci sono tante partite ancora e le dobbiamo fare tutte al massimo, e quindi abbiamo questa partita che è contro un avversario ostico. C'è da dire che in questa fase diciamo che abbiamo incontrato avversari difficili, lo Spezia, il Benevento, il Pescara non sono state partite semplici, ecco, neanche questa che il Venezia è una squadra che era in salute. E venire a vincere con questa personalità è un passo, dicevo prima, importante, però non abbiamo fatto niente, dobbiamo accelerare, dobbiamo rincorrere, dobbiamo dare il massimo per quello che sono le nostre possibilità, perché oggi abbiamo dato dimostrazione di forza, di personalità, perché venire sempre a giocare palla anche dentro l'area con questa personalità serve sicuramente, servirà per il futuro.